È una felice idea nata con il precedente governo regionale, con la presidenza di Pancrazio, quindi col mio predecessore, ed è formata da soggetti pubblici, cioè il Consiglio regionale, l'ANCI e l'AICRE. Scopo: mettere a disposizione un team di professionisti per coordinare soprattutto i comuni piccoli e medi, perché capoluoghi di provincia hanno comunque una loro strutturazione, alla ricerca e alla conquista di fondi europei che ci sono, su cui noi a volte non rispondiamo per non capacità di essere puntuali e tempestivi o organizzati nella progettazione. Tutte le strutture saranno gratuite per i comuni. A seconda di quella che sarà la programmazione del prossimo settennato, noi cercheremo di organizzare la collaborazione tra enti pubblici. Informeremo tutte le amministrazioni comunali delle opportunità che ci sono e cercheremo di sviluppare tramite i nostri consulenti un rapporto di collaborazione tra i comuni, a cui naturalmente noi daremo tutto il supporto legislativo del Consiglio regionale e organizzativo dell'ANCI e dal punto di vista della formazione del progetto dei nostri consulenti. Sicuramente il nostro lavoro sarà un lavoro di collante tra i vari aspiranti partecipanti per formare dei partenariati credibili e sviluppare delle idee che provengono soprattutto dalle esigenze del territorio. Quindi il compito degli amministratori sarà sicuramente quello di portare in evidenza quelle che sono le esigenze del territorio, per poi collaborare insieme per trovare delle soluzioni, anche e soprattutto con la collaborazione del mondo universitario, che è fondamentale per un progetto vincente, che deve avere soprattutto il carattere dell'innovazione. Un'idea che nasce dalla scorsa consigliatura, raccolta molto bene dal Presidente del Consiglio regionale oggi, Lorenzo Sospiri. Insieme stiamo avviando questo percorso di informazione, ma non solo, anche di praticità, mettendo nelle condizioni i nostri comuni, le nostre piccole e medie imprese di avere più informazione, non solo, ma direttamente un contatto diretto attraverso i nostri uffici regionali che sono a Bruxelles. Questo può dare contributo finanziario da parte della Comunità Europea, creare occupazione e lavorare anche soprattutto sul versante dell'ambiente. Un'opportunità unica che coglie nel segno per poter raggiungere l'obiettivo e la sfida soprattutto della capacità di intercettare fondi europei per noi comuni. La grande sfida può essere colta solo esclusivamente facendo rete, e il ruolo di questa associazione è proprio questo: creare una rete all'interno della quale ovviamente i comuni possono svolgere in forma associata, in primo luogo istituzionale attraverso l'ANCI, ma anche attraverso delle collaborazioni, un ruolo centrale, cercando di superare quelle che sono le difficoltà oggettive che tutti i comuni del nostro paese, ed in particolare della nostra regione, vivono in questa fase.